Salve a tutti e ben ritrovati a The World 125 con la nostra Spagna Repubblicana su Ezio Fire 4. Proseguiamo dopo che nello scorso episodio avevamo attaccato con successo il canale di Suez conquistandolo. E qua stavamo venendo attaccati a Beirut, ma poco male, poco male. Il nostro manpower è basso, ma abbiamo finito il primo reattore nucleare, quindi nel giro di poco tempo finiranno gli altri e avremo le bombe atomiche pronte per essere spedite su Berlino e su tutte le principali città della Germania. Qua adesso si resettano tutti i comandi, noi qua non attacchiamo manco per il cazzo, però se voi ve ne andate con i Panther, qua che non ce ne hanno nemmeno di Panther tra l'altro, quindi ciao. Qua ci sono i King Tiger, Königstiger, Schwere Panzer Divisionen. Oi. Vai, attacca. Così da prendere Astragan, come avete detto voi. Qua sono qui ad attaccarci, non ci interessa. Qua affondiamo navi e mi fa sempre piacere. Adesso qua il compito nostro è poter provare a scendere giù in Africa a sto punto. Appena finito. Solo che qua non possiamo. Solo che se io addestro altra fanteria, vabbè, no, la stiamo, no, vabbè, addestriamo ragazzi, ho bisogno di più fanti. Scendiamo fino a 750.000 uomini, 800.000 uomini vanno bene. Abbiamo bisogno di più fanti per i nostri uomini. Qua i giapponesi continuano a restare qua a far nulla, sperai ovviamente che gli americani si concentrano un po' più sugli giapponesi, però vedremo il da farsi. Qua ci giocano come al solito alle spalle. Questo punto voi scendete. Anche subendo attrito scendete. Tagliando fuori così gli alleati da possibili altre operazioni. Periodicamente l'Olanda vuole un trattato di non aggressione, noi non lo vogliamo. Noi non vi vogliamo. Cancellerei allora a sto punto. Queste ne cancellerei tot, tanto non è che ne abbiamo tutta sto bisogno. Wow, l'intelligenza artificiale adesso usa la bomba atomica. Accanto. For the first and prima, ultima volta una bomba nucleare è stata detonata accanto. Chi ha lanciata? The world holds breathing. Will this the first Japan alla resa? Quindi il Giappone. Vediamo accanto. A Tokyo, minchia, hanno bombardato atomicamente Tokyo, il duca degli Stati Uniti. Wow! Bitch! Però al 90% di unità nazionale, quindi fotte una sega loro della bomba atomica. Wow! Bomba. Parlavo di bombe atomiche qua. Surprise qua, motherfucker. Ta 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 ratta ta, presto la tireremo giù anche noi. 101 giorni. E distruggeremo Berlin. I wanna say to Berlin. Qua i giapponesi sono scossi un po', eh. Si sono un po' scossi i giapponesi. Sono rimasti un po' male i giapponesi che gli hanno bombardato casa. Qua siamo nelle pianure, anche se è inverno. Però attacchiamo nelle pianure. Fa freddo. Fa molto freddo lì. Che questi slovacchi, eccetera, eccetera. Il cazzo si sono spaventati questi. Non si è spaventato nessuno qua. Costruiamo i nostri reattori che sono finiti, quindi va bene. Come focus abbiamo il Construction Engineer.
Wild Ace Appear. Cos'è un Pokémon? Pokémon! Guarda che c'è mon! Pokémon! Berlino sta cadendo, io non posso sfondare questa linea di giapponesi. Perché qua non attaccano sti bastardi? Però prima che cada Berlino lì tira una bomba atomica di quelle che se le ricordano per tutta la vita. Voi state qua. Field Hospital, molto bene. Cerchiamo la logistica, va. Logistica migliorata. No, 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 però tu. Che alguien me ecce una mano! Abbiamo attaccato le uniche divisioni che avevano un po' di organizzazione, a quanto pare. Avviciniamoci a Hindenburg. Hindenburg, yeah! Hindenburg, Fuzzas Vaterland, yeah! Qua siamo più di loro, quindi... fotte una mazza. Fuzzas Vaterland. Antiche armate comunque che hanno fatto i tedescozzi, eh. Qua però... come facciamo a non riuscire ad attaccarli? Hanno pochissimi... che alguien me ecce una mano! Qua, attaccate questo signore qua! Vai nelle paludi tu! Sono i sottomarini. Qua i tedeschi attaccano e vengono attaccati. Ta 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 ta, attacchiamo su Rostov. Rostov sul Don, famosa per la campagna italiana. Attaccate questi Königstiger. Yeah, Königstiger reporting for duty. Yeah, King Tiger ready. Cerchiamo di liberare Sevastopoli. Dove pensi di andare tu, Marine? Questi sono peggio di noi però, perché noi i Marine li abbiamo mandati nel deserto. Loro, i Marine li hanno mandati nelle steppe russe. Qua non riusciamo ad attaccare. Non capisco se attaccano me. No, Magdeburg è allontano un quadratino, quindi non stanno attaccando. Sin problemas. Ci avviciniamo a Rostov sul Don. Rostov. Vamos a salir de aquí. Yeah. Bastardi tedeschi. Quindi c'è stata la prima bomba atomica sganciata. Noi abbiamo qualche strategic bomber. Ne abbiamo 54. Bene, bene, bene. Ottimo. E qualcuno qua è sbarcato ma è stato circondato. Bitch. Però siete anche fessi, eh. Attaccate Rostov. 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 No, la Recon Company non ce l'ha quasi nessuno. Cosa ricerchiamo? Quello lo stiamo già ricercando. Rocket Artillery non la voglio produrre. Ricerchiamo i razzi, va. Ricerchiamo la Rocket Technology. Però qua ci sono dei buchi preoccupanti.
Risaliamo il Volga. On the Volga came to comrades aid. City in despair. Perché voi non prendete lì? Ready for the Furious Army. Facciamo le battleship di livello 2. Cioè, se faccio così cosa succede? Oh, no, pensavo fosse peggio. To Comrades Ace. Minchia, con 35 divisioni perché non hanno supplies e quindi sono messi molto male. Vabbè, a sto punto lanciamo una bella offensiva. Qua se noi ci stiamo sulla difensiva. Oh, abbiamo preso Rostov sul Don. Ya. Rostov has fallen. E tu adesso mi fai una linea. Visto che c'è la linea leggermente più corta. Rostov sul Don. Questo obiettivo è tagliare in due la Germania. Ya. Tagliare in due Germania. Sul saliente di Kursk. Uns fallen aids ready to serve the Allied command. Oh, bel pocket abbiamo fatto. Uns Volga came to comrades aid. Non c'è nessun aiuto per i comrades. Comrades! Morirete tutti quanti. Un smash. Oh, abbiamo preso... Non pensavo di riuscire a sfondare. Probabilmente perché non hanno supplies, hanno pochi equipaggiamenti. Tecnologicamente siamo superiori, forse, ai cinesi, quantomeno. È iniziato l'assalto. Vediamo se riusciamo a far così. Sono diverse divisioni. Panzer! Panzer! Ci avviciniamo. Abbiamo chiuso sto pocket, attacchiamo d'inverno Stalingrado nel 47. Febbraio 47 Stalingrado cadrà una seconda volta, questa volta sotto il nome di... guarda qua quante belle divisioni che non mi hanno... Belle divisioni che devono spostare perché sennò gli prendo la vita. Ho la borsa la vita. Ready to serve the Allied command. Dai, voglio la mia atomica. Voglio the atomic bomb. Atomic bomb. I tedeschi stanno resistendo abbastanza bene. Oh, abbiamo chiuso il pocket, adesso voi tutti qua. Si fa il mega push su Stalingrad. Anche detta Hindenburg oggigiorno. Nel nostro mondo. Il nostro mondo malato. Voronezh is fallen. Stettino is fallen. Questo attacco alle spalle dei crucchi. Con il saliente di Lione barra Digione, chiamiamolo come volete. Io lo chiamerei il saliente di Bessanone, che abbiamo chiuso qua. È stata un'ammazzata terrificante per i poveri crucchi. E sono curioso di vedere se si sono... qua stiamo ricercando, non abbiamo ancora nulla. Cerchiamo gli strategic bomber di livello 2. Se sono passati al livello successivo di... No, sono ancora all adult serve. Va bene. Se tutti i vostri adulti servono... Ah, sì, mi sono dimenticato. Voglio comunque tentare di, anche se forse siamo un po' tardi, voglio provare a boostare il partito comunista in Iran, in Iraq. Tanti punti non ci servono a nulla, quindi boostiamo la popolarità anche in Arabia Saudita, no, Arabia Saudita è inutile. Perché voi non fate così? Che vi fa schifo?
so se vi faccia schifo quel territorio, ma a me piace, sono comunque territori. No, qua non riusciamo ad attaccare, fa lo stesso. Qua abbiamo 6 carri armati medi, i primi carri armati medi che non ne produciamo, anzi lo continuiamo a produrre, ma... a chi le diamo i carri armati medi? Ad Alfonso Alonso direi di promuoverlo. Anzi no, i carri armati medi li diamo a quello dei Marine. Però in Africa, no? In Africa... Cazzo di dare i carri armati medi? Lui no. Tanto lui qua non attacca al momento. Devo promuovere lui Field Marshal. Perché se no non abbiamo nessuno che faccia il... A meno che non faccia così. Faccio così, allora, Alfonso Alonso andiamo. Alfonso Alonso è stato molto bravo, ma verrai sostituito da... Lui. E i carri armati medi a sto punto vanno al fronte di Stalingrad. Oi 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 oi. E tu vai a combattere questo fronte qua anche con il malus che hai. Non mi interessa di Alfonso Alonso al momento. Wow, qui Francoforte è stata... vogliono provare a fare una cosa di questo tipo? Hindenburg, primo obiettivo. Hindenburg, primo obiettivo. Ah, questi sono stati spostati dalla Crimea. Allora, fermate l'attacco perché stanno facendo troppi casotti. Che Stalingrad è una città sotto assedio, la sede di Stalingrad. Oh, Stalingrad! Quasi finita la prima bomba atomica. Voglio concludere l'episodio con la prima bomba atomica spagnola. 7 divisioni spagnoleggianti. Yeah! Battleship livello 2, prima di produrne qualcuna facciamo il livello 3 addirittura. Siamo a marzo, siamo arrivati a marzo, quindi la neve incomincia a sciogliersi. E il gioco lagga di nuovo come se non ci fosse un domani. Del Mecklenburg resiste lassù. Noi stiamo avanzando qui, incredibile. I giapponesi o sono molto scarsi o sanno che siamo molto forti. Devo riavviare il gioco, dopo X minuti il gioco incomincia a laggare e non lo faccio apposta. Mentre l'assalto su Hindenburg... Non è andato come speravamo. Però adesso guarderemo il Volga e il Don l'abbiamo già guardato in più punti. E nulla. Riavvio il gioco. Qua però ci fanno un push brutto. Meno 3 divisioni vadano lì. Io vi ringrazio. Non tireremo ancora la bomba atomica. Anzi, non voglio tirare la bomba atomica a tutti i costi di questo episodio. Anzi, no, perché sta laggando troppo e mi dà fastidio per il mal di testa. Vi ringrazio per l'attenzione e un saluto alla prossima. Ciao, ciao.